Sì, noi affrontiamo tutte le partite con questo agonismo. Certe volte ci va bene, certe volte ci va male. Domenica abbiamo tenuto la sfortuna di restare in 10, ma la fortuna di segnare il gol a fine primo tempo. Poi siamo entrati in campo motivati con la voglia di fare il secondo gol e sembra contraddittorio, abbiamo preso gol in contropiede e poi con un'ingenuità da parte nostra. Ma alla fine siamo stati di nuovo bravi a pareggiare la partita in 9 contro 10. La partita che è stata di sacrificio, è stato un lavoro scuro per dare una mano sia in avanti sia in appoggio al centrocampo, come con Lattanzi unica soluzione offensiva, diciamo. Sì, infatti eravamo partiti io e Riccardo avanti, poi con l'espulsione di Cangé il mister mi ha messo esterno destro. Partita di sacrificio, con tutta la voglia di far bene e il campo ci stava dando ragione fino a fine primo tempo. Poi non lo so cosa è successo, la bravura loro, un calo un po' nostro, sono riuscito a fare 2 gol loro. Partita che ci ho fatta per i capelli vuol dire che garanzia del fatto che la nocina non mollerà niente. Sì, noi non molliamo niente, infatti abbiamo visto pure la partita contro la Gelbison, abbiamo attaccato tutto il secondo tempo e è arrivato il gol al 91esimo. Noi ci giocheremo d'ora in poi tutte le partite col coltello fra i denti, dal primo all'ultimo minuto, sperando di far bene, sperando di vincere e sperando di conquistare un miglior piazzamento in classifica playoff.